Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il lavoro non è necessario solo per l'economia, ma per la persona umana, per la sua dignità, per la sua cittadinanza e anche per l'inclusione sociale. Torino è storicamente un polo di attrazione lavorativa, ma oggi risente fortemente dalla crisi. Il lavoro manca. Sono aumentate le disuguaglianze economiche e sociali. Tante persone si sono impoverite e hanno problemi con la casa, la salute, l'istruzione e altri beni primari. L'immigrazione aumenta la competizione, ma i migranti non vanno colpevolizzati perché essi sono vittime dell'inequità di questa economia che scarta e delle guerre. Fa piangere vedere lo spettacolo di questi giorni in cui esseri umani vengono trattati come merci. In questa situazione siamo chiamati a ribadire il no a un'economia dello scarto che chiede di rassegnarsi all'esclusione di coloro che vivono in povertà assoluta. A Torino circa un decimo della popolazione. Si escludono i bambini, natalità zero. Si escludono gli anziani e adesso si escludono i giovani, più del 40% di giovani disoccupati. Quello che non produce si esclude a modo di usa e getta. Siamo chiamati a ribadire il no all'idolatria del denaro che spinge a entrare a tutti i costi nel numero dei pochi che, malgrado la crisi, si arricchiscono senza curarsi dei tanti che si impoveriscono, a volte fino alla fame. Siamo chiamati a dire no alla corruzione, tanto diffusa che sembra essere un atteggiamento, un comportamento normale, ma non a parole, con i fatti. No alle collusioni mafiose, alle truffe, alle tangenti e cose del genere. E a proposito delle donne, i loro diritti vanno tutelati con forza, perché le donne, che pure portano il maggior peso nella cura della casa, dei figli e degli anziani, sono ancora discriminate anche nel lavoro. E una sfida molto impegnativa da affrontare con solidarietà e sguardo ampio. E Turin è chiamata ad essere ancora una volta protagonista di una nuova stagione di sviluppo economico e sociale, con la sua tradizione manufatturiera e artigianale. Oggi vorrei unire la mia voce a quella di tanti lavoratori e imprenditori nel chiedere che possa attuarsi anche un patto sociale e generazionale, come ha indicato l'esperienza dell'Agorà che state portando avanti nel territorio della diocesi. Mettere a disposizione dati e risorse nella prospettiva del fare insieme e condizione preliminare
per superare l'attuale difficile situazione e per costruire un'identità nuova e adeguata ai tempi e alle esigenze del territorio. È giunto il tempo di riattivare una solidarietà tra le generazioni, di recuperare la fiducia tra i giovani e adulti. Questo implica anche aprire concrete possibilità di credito per nuove iniziative, attivare un costante orientamento e accompagnamento al lavoro, sostenere l'apprendistato e il raccordo tra le imprese, la scuola professionale e l'università. Aggiungo una parola che non vorrei che fosse retorica, per favore. Coraggio. Non significa, ma pazienza, rassegnatevi, no, non significa questo. Ma al contrario, significa osate, siete coraggiosi, andate avanti, siete creativi. Siate artigiani tutti i giorni, artigiani del futuro, con la forza di quella speranza che ci dà il Signore e non delude mai, ma anche ha bisogno del nostro lavoro. Per questo prego e vi accompagno con tutto il cuore. Il Signore vi benedica tutti. La Madonna mi protegga e per favore vi chiedo di pregare per me. Grazie. Negli anni passati ci siamo un po' dimenticati della manifattura, pensando che la finanza, lavoro terziario, eccetera, potessero sopperire per garantire a tutti quel lavoro che, come lei ha detto, dà dignità all'uomo. Bene, io penso che proprio la manifattura ne sia la più alta espressione. Non nascondo che dopo quasi 7 anni di crisi qualche momento di sconforto c'è stato. La fede ed una famiglia unita sono state la nostra forza. Grazie ad esse la speranza non è mai venuta a mancare. Un po' di sano ottimismo ci fa sperare che ci sia la volontà da parte di tutti di andare avanti, guardando al futuro con serenità ed intraprendenza. Ringrazio il buon Dio per il dono che ci ha fatto di poter contare su una guida spirituale come lei. Serviva un Francesco e lui ce l'ha dato. E che il Signore conserva per tanti anni. Io la volevo ringraziare, Padre Santo, per aver spesso sottolineato il lavoro della donna, i suoi ritmi, gli orari, il salario, unito al nostro compito di regista della nostra famiglia, che con l'aiuto dei nostri mariti svolgiamo con dedizione, affrontando un giorno alla volta. Caro Papa Francesco, non vorrei dimenticare il ruolo dei nostri genitori, che con il loro amore ci aiutano nella vita di tutti i giorni, cercando di colmare con la loro esperienza le lacune e le mancanze che noi giovani genitori possiamo avere. I nonni sono una fonte inestimabile di amore incondizionato, un esempio sempre presente, il motore e il sostegno per tutti noi.
Oggi, Padre Santo, siamo felici e onorati di incontrarla così da vicino. Le sue parole e la sua benedizione ci saranno di grande stimolo per credere in Gesù, per credere che Gesù è sempre con noi e in noi e per continuare a dare il massimo nel lavoro e nella famiglia. Grazie. Caro Papa Francesco, mi chiamo Fabrizio e sono accompagnato da mia moglie Alessia e dai miei bimbi Luca e Andrea. Anzitutto rendo grazie a Dio che mi concede di essere oggi la sua presenza. Il mio lavoro è fare l'agricoltore, ma a differenza della maggior parte dei miei colleghi non produco cibo, ma mi dedico alla coltivazione delle bellezze che il creato ci ha messo a disposizione. Sono infatti un florovivaista. Porto avanti l'attività di famiglia iniziata più di 50 anni fa dal nonno paterno e lo faccio con la mia famiglia d'origine. Non posso parlare di me senza parlare del mio lavoro. Troppe sono le ore e le emotività che questa professione genera, a partire dal fatto che tutto quello che faccio non dipende solo dalle mie capacità o dalla situazione economica, ma anche da quelle forze della natura che tanto sono in grado di dare quanto di togliere. Ogni perturbazione atmosferica presenta i suoi possibili rischi e ci fa rivolgere il pensiero al buon Dio. La mia azienda è stata più volte colpita da calamità, ma il Signore ci ha dato la forza spirituale di non abbattersi e la solidarietà concreta e gratuita di tante persone generose. Il nostro settore sta vivendo un momento di grande difficoltà, dovuto alla crisi del mattone, alla scarsità di opere pubbliche, alla diminuita capacità di spesa degli italiani. Su questo avverto la condivisione di tutte le aziende del settore primario che soffrono a causa di questo modello di economia. Nei momenti difficili mi aiuta molto l'unità della famiglia e la fede nel Signore, anche se a dirla tutta non sempre riesco a portare la croce con il sorriso sulle labbra. Caro Papa Francesco, conoscendo la sua attenzione per il mondo della natura e per l'ecologia, confermata dalla recente enciclica Laudato Si, mi Signore, le chiedo una preghiera speciale, perché né io né i lavoratori del mio settore, durante la nostra attività, non dimentichiamo mai il rapporto d'amore e di dipendenza da Dio e ci sentiamo solo collaboratori e non unici protagonisti, ringraziando per la contemplazione che questo lavoro ci offre. Mentre le assicuro la mia preghiera quotidiana, chiedo una preghiera per me, mia moglie e i miei due bambini, perché possa essere un buon padre di famiglia e che sappia conciliare le esigenze del lavoro con quelle dell'educazione dei figli e la vita di casa. Padre Santo, grazie, ci benedica.
ecco l'amore fedele, la fedeltà. È un amore che non delude, non viene mai meno. Gesù incarna questo amore, ne è il testimone. Lui non si stanca mai di volerci bene, di sopportarci, di perdonarci. E così ci accompagna nel cammino della vita, secondo la promessa che fece ai discepoli: io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. L'amore di Dio ricrea tutto, cioè fa nuove tutte le cose, come ci ha ricordato la seconda lettura. Riconoscere i propri limiti, le proprie debolezze, è la porta che apre al perdono di Gesù, al suo amore che può rinnovarci nel profondo, che può ricrearci. La salvezza può entrare nel cuore quando noi ci apriamo alla verità e riconosciamo i nostri sbagli, i nostri peccati. Allora facciamo esperienza, quella bella esperienza di colui che è venuto non per i sani, ma per i malati, non per i giusti, ma per i peccatori. Sperimentiamo la sua pazienza, ne ha tanta, la sua tenerezza, la sua volontà di salvare tutti. Infine, l'amore di Dio è stabile e sicuro, come gli scogli rocciosi che riparano dalla violenza delle onde. Gesù lo manifesta nel miracolo narrato dal Vangelo, quando placa la tempesta comandando al vento e al mare. I discepoli hanno paura perché si accorgono di non farcela, ma egli apre il loro cuore al coraggio della fede. Di fronte all'uomo che grida «Non ce la faccio più», il Signore gli va incontro, offre la roccia del suo amore a cui ognuno può aggrapparsi, sicuro di non cadere. Quante volte noi sentiamo di non farcela più, ma Lui è accanto a noi con la mano tesa e il cuore aperto. Possiamo chiederci se oggi siamo saldi su questa roccia che è l'amore di Dio. Come viviamo l'amore fedele di Dio verso di noi? Sempre c'è il rischio di dimenticare quell'amore grande che il Signore ci ha mostrato. Anche noi cristiani corriamo il rischio di lasciarci paralizzare dalle paure del futuro e cercare sicurezza in cose che passano o in un modello di società chiusa che tende a escludere più che a includere. Le famiglie hanno bisogno di sentire la carezza materna della Chiesa per andare avanti nella vita coniugale, nell'educazione dei figli, nella cura degli anziani e anche nella trasmissione della fede alle giovani generazioni. Crediamo che il Signore è fedele? Come viviamo la novità di Dio che tutti i giorni ci trasforma? Come viviamo l'amore saldo del Signore che si pone come una barriera sicura contro le onde dell'orgoglio e delle false novità? Lo Spirito Santo ci aiuti a essere sempre consapevoli di questo amore roccioso che ci rende stabili e forti nelle piccole o grandi sofferenze, ci rende capaci di non chiuderci di fronte alla difficoltà, di affrontare la vita con coraggio e guardare al futuro con speranza. Come allora sul lago di Galilea, anche oggi nel mare della nostra esistenza, Gesù è colui che vince le forze del male
e le minacce della disperazione. La pace che Lui ci dona è per tutti, anche per tanti fratelli e sorelle che fuggono da guerre e persecuzioni in cerca di pace e libertà. Oggi tante cose sono migliorate, c'è il computer, ma tante cose. Ma la situazione della gioventù è più o meno la stessa, eh? E Don Bosco cosa ha fatto? A lavorare con i ragazzi che erano lì. Senza lavoro, senza studio, sulla strada, ha rischiato il suo ministero e per questo tanti hanno sparlato di lui, no? Ma ha rischiato il ministero lì. Ma dimmi, questi sono di seconda classe, non si può fare nulla, no? Oggi, con una situazione dove il 40%, qui in Italia, il 40% dei giovani da 25 in giù sono senza lavoro, né studiano né lavorano. Voi salesiani avete la stessa sfida che ha avuto Don Bosco.
prendere questi ragazzi, queste ragazze. E Don Bosco cosa faceva? Lo sport. Perché lo sport ti porta a essere sociale, a una competitività sana, ti porta alla bellezza di lavorare tutti insieme. E poi l'educazione. L'educazione, ma Don Bosco non ha detto, ma questi li invieremo a che facciano l'elementare, poi il liceo classico, poi l'università. No, no. Piccole scuole per educarli ai mestieri. Quelle scuole salesiane che poi sono le scuole che non so come si dice in italiano, ma in spagnolo dicono di artes y oficios, quelle scuole dove i ragazzi imparavano un mestiere. Ma oggi questi ragazzi, i salesiani, sono capaci di educarli in questi mestieri di urgenza? È una domanda che faccio, davvero non so come voi fate, no? Come questo? Mi faccio io la domanda. Ma in 6 mesi imparare a fare un po' l'elettricista o fare un po' di gassista, un po'? Perché sempre si rompe un rubinetto e con questo se la cavano per guadagnare un po'. Ma educazione, ma educazione alla misura della crisi. Padre, mi chiamo Chiara, ho 19 anni, vivo a Moncalieri e in questi giorni sono impegnata come tanti miei amici per il diploma nell'esame di maturità. Ho anche frequentato un tirocinio per fare l'assistente agli insegnanti di sostegno. Vorrei testimoniare anch'io l'amore più grande, perché in tutti noi, in qualche modo, cerchiamo l'amore, desideriamo essere amati e desideriamo amare. Spesso però ci sentiamo delusi proprio nell'amore. In che cosa consiste la grandezza dell'amore di Gesù? Come possiamo sperimentare il suo amore?
Santo Padre, sono Sara e ho 27 anni. Vivo ad Alessandria. La mia vita è profonda e ricca di emozioni. Sono appassionata di teatro. Nonostante i miei sforzi, ancora oggi non riesco a trovare un lavoro. Ma nel periodo difficile, di sconforto, molte persone mi sono state accanto e mi hanno aiutata a sentirmi fortunata. Io vorrei parlare anche per le persone meno fortunate, per tutti quei ragazzi che per svariati motivi non riescono a portare a termine gli studi e non riescono a trovare un lavoro. Io penso anche alle parole di Dio che ci insegna di donare e dare la vita. E spesso noi respiriamo un senso di scoraggiamento, di sfiducia proprio nei confronti della vita. Come possiamo fare per risollevarci, per ritrovare la fede, la forza per lottare? Santo Padre, mi chiamo Luigi, ho 26 anni e vivo a Villa Franca Piemonte. Sono un universitario e studio ingegneria civile al Politecnico. Con un gruppo di carissimi amici ho preso a cuore un progetto di condivisione tra 7 oratori della nostra unità pastorale. Cerchiamo di portare l'oratorio in uscita, là dove i ragazzi e i giovani si incontrano, anche al di fuori dell'ambiente parrocchiale, e dove sperimentiamo, a volte, la difficoltà di annunciare la gioia del Vangelo. Santo Padre, ci può aiutare a trovare la via per manifestare la nostra grande amicizia con Gesù e il suo amore più grande verso tutti? Tutti e tre hanno una radice comune, la voglia di vivere. E qui mi permetto di ricordare le parole del beato Pier Giorgio Frassati, un giovane come voi. Vivere, non vivacchiare. Vivere. È brutto vedere un giovane fermo che vive, ma vive come, permettemi la parola, come un vegetale, fa le cose, ma la vita è una vita, ma si vive come si vive, non è una vita che si muove, è ferma. Ma sai, sapete che a me danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno in pensione a 20 anni. Eh sì. Sono invecchiati presto. E poi, ma l'amore ha due assi sul quale si muove. E se questo amore, se questa persona, quel giovane, non ha queste due assi, diciamo, due dimensioni dell'amore, non è amore. Prima di tutto, che l'amore è più nell'opere che nelle parole. L'amore è concreto.
non è amore soltanto dire io ti amo, io amo tutta la gente, no. Cosa fai per amore? L'amore si dà. La seconda dimensione, secondo asse sul quale gira l'amore, che l'amore sempre si comunica. Cioè l'amore ascolta e risponde. L'amore si fa nel dialogo, nella comunione, si comunica. L'amore non è né sordo né muto, si comunica. Queste due dimensioni sono molto utili per capire cosa è l'amore, che non è un sentimento romantico del momento o una storia, no, è concreto, è nelle opere e si comunica, cioè è nel dialogo, sempre. Io non vorrei farmi il moralista, ma vorrei dire una parola che non piace, una parola impopolare. Anche il Papa alcune volte deve rischiare sulle cose per dire la verità. L'amore, l'amore è nelle opere, è nel comunicarsi, ma l'amore è molto rispettoso delle persone, non usa le persone, e cioè l'amore è casto. E a voi, giovani, in questo mondo edonista, in questo mondo dove soltanto ha pubblicità il piacere, ma passarla bene, fare bene la vita, io vi dico: siate casti. Tutti noi abbiamo passato nella vita, siamo passati per momenti nel quale questa virtù è molto difficile, ma è proprio la prova di un amore genuino, di un amore che sa dar la vita, che non cerca usare l'altro per il proprio piacere. È un amore che fa la vita dell'altra persona sacra. No, io ti rispetto, io non voglio usarti. Io non voglio usarti. Non è facile. Tutti sappiamo le difficoltà per superare questa concezione facilista e edonista dell'amore. Ma perdonatemi se dico una cosa che voi non aspettavate, ma vi chiedo, fate lo sforzo di vivere l'amore castamente. Se l'amore è rispettuoso, se l'amore è nelle opere, se l'amore è nel comunicare, l'amore si sacrifica per gli altri. Ma guardate l'amore dei genitori, di tante mamme, tanti papà,
che al mattino arrivano al lavoro stanchi perché non hanno dormito bene per curare il suo figlio ammalato. E questo è amore, questo è rispetto, questo non è passarla bene, questo è, andiamo su un'altra parola chiave, questo è servizio. L'amore è servizio, è servire agli altri. Quando Gesù, dopo la lavanda dei piedi, ha spiegato il gesto agli apostoli, ha insegnato che noi siamo per servirci l'un all'altro. E se io dico che amo e non servo all'altro, non aiuto all'altro, non l'ho fatto andare avanti, non mi sacrifico per l'altro, questo non è amore. Signore Gesù, volto della misericordia del Padre, il tuo amore più grande ci spinge ad uscire da noi stessi per farci prossimi a tutti, soprattutto ai giovani più soli. Insegnaci a stare con coloro in ogni situazione, attenti e responsabili, misericordiosi come il Padre. Apri i nostri occhi così da riconoscere la Tua presenza in mezzo a noi. Rendeci disponibili alla Tua parola per generare alla fede il nostro scoraggiamento. Donaci di poter abitare la nostra quotidianità da testimoni affidabili e concedici di essere Chiesa per accompagnare tutti, specialmente i giovani più sofferenti, all'incontro con Te. Maria, la Madre della Misericordia, la Madre dei giovani, non lasci mai mancare dai nostri cuori la gioia del Vangelo. Amen.